Sapete, a volte mi viene un poco voglia di fare delle cose strane. E lo sapete benissimo, con le avventure di Nosachino, con tanti altri format che comunque portano in questo canale. Oggi voglio comunque fare qualcosa che hanno fatto tantissimi su YouTube, però mi viene sfizio di farlo, quindi perché non farlo? Tanto il mio è il canale, quindi che problema c'è? 100 domande, vi linkerò qua il tag in descrizione, visto che l'ho rubato purtroppo. Mi dispiace per la ragazza in questione che si sentirà rubata del suo tag, però iniziamo subito con queste 100 domande. Come ti chiami? Bjorn. In realtà mi chiamo Italo, però voglio farmi chiamare Bjorn. Regione, Campania. Nazionalità, italiana. Che squadra tifi? Seguo il calcio e tifo Napoli, ovviamente, perché è la squadra della mia città. Dove sei in questo momento? A casa. Oggetto alla tua destra? Un caricabatterie. Anzi, il mouse in realtà. Alla tua sinistra, le cuffie. Ti piace Harry Potter? No! È strano che a qualcuno non piace Harry Potter, però sinceramente a me non piace la magia, quindi, raga, che possiamo farci? Di che casata sei? Non mi piace Harry Potter, però secondo me sarei Tassos. Film o libri? Sono tutte. Diciamo, dipende sempre da come viene strutturata la trama. Nel senso, il libro ti dà comunque molta più fantasia, però se il film è bello, allora stai perfettamente a posto. Social preferito? Instagram. Fratelli e sorelle? Una sorella. Più grande. Piatto preferito? Pizza. Pizza preferita? Visto le patatine. Ma c'hai 20 anni, ancora li mangi? Visto le patatine? Sì. Dove vorresti vivere da grande? In Islanda. So che molti non concorderanno, però a me piace molto l'Islanda, quindi che ci posso fare? Che lavoro vorresti fare? Non lo so. Non ho tante ambizioni, cioè voglio semplicemente stare bene. Ti piacciono i bambini? No. No. Odio quando urlano, odio quando fanno casino, però in quel caso la colpa è dei genitori che non li sanno educare. Vorresti averli? Non lo so, dipende in futuro. Quanti? Non lo so, dipende in futuro. Sei fidanzato? No. Ultimamente no, non ho una relazione, però sono uscito da una relazione da fine ottobre dello scorso anno. Quanti anni ha? Non ho una ragazza, mi dispiace. O un ragazzo, non lo so che devo dire. Materia preferita? Ai tempi amavo tanto matematica. Poi però inglese, cioè diciamo che ho un po' la mancanza di un po' di tutte le materie, tranne filosofia praticamente. Filosofia, arte e francese, perché francese sapete già la mia esperienza a scuola. Ti piacciono le frasi fatte? No, perché diciamo, spero sempre in un'innovazione delle frasi fatte, però ormai è così. Ti dà fastidio se ti toccano i capelli? Non tanto. Colore dei capelli? Castano? Castano o nero? Diciamo, castano scuro o nero? Colore degli occhi? Castani scuri. Quanto sei alto? 1,83 m. Hai fame? Dire di sì. Fumi? Assolutamente no. Bevi? Acqua. Solo acqua, mi dispiace. Ti droghi? Ma assolutamente no. Hai mai provato a fare qualcosa di queste? Ma. Solo una volta ho bevuto un goccio di champagne e non ci ho capito più un cavolo. Era Capodanno, non ci ho capito nulla. Quali? Ho bevuto un goccio di champagne e mi ha fatto schifo. E una volta ho provato una sigaretta elettronica e mi ha fatto schifo pure quella. Quindi non voglio provare certe cose. Secondo me sono molto dannose e nessuno dovrebbe comunque usufruirne. Cose che ami fare? Guardare in Zoom Eleven, giocare a calcio, giocare ai videogiochi, giocare ad Overwatch. E diciamo, avere a che fare con loro due. Cose che dovresti fare? In realtà nulla. Non dovresti fare nulla, tranne qualche cosa. Litigare piuttosto. Litigare per cavolate. Mamma o papà? A me vanno bene tutte e due. Anzi, meglio ancora se ci sono tutte e due perché mi danno comunque una grande mano. Sei spericolato? No, sono molto prudente in realtà. Mare o montagna? Mare. Anche se la montagna non è male, però preferisco il mare. Sole o luna? Luna. Io sono uno che lavora molto la notte, quindi sono abituato a quel mondo. Cane o gatto? Cane. Anche se non ho un animale domestico perché non voglio tenerne, però preferirei il cane. Ma i gatti sono miei, sono autodipendenti! Non mi interessa. Voglio più il cane. Animale preferito? Il falco.
Colore preferito? Rosso. Rosso. A volte la mia animo comunista prende il sopravvento. Bianco o nero? Vanno bene tutte e due. Serie TV preferita? Allora, serie TV anime Inazuma Eleven, ovviamente. Però anche Terror in Resonance, IQ, vabbè, quello. Se invece devo identificare proprio serie TV telefilm, direi Santa Clarita Diet. E vi consiglio di andarla a riprendere su net. Film preferito? La teoria del tutto. Stephen Hawking, parla della vita di Stephen Hawking. Libro preferito? Uno, nessuno e 100.000 di Pirandello. È bellissimo, davvero una cosa stupenda. Ma anche Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, bellissimo, vi consiglio di andare a riprenderli. Ti stai divertendo a rispondere? Abbastanza. Segno zodiacale? Questo è 48. Cioè, 48 che... vabbè. Segno zodiacale? Sono Scorpione. Ti sei accorto che non c'è la domanda numero 48? Sì, l'ho vista. E quindi vedi di recuperare. dopo tutto questo tempo? Direi anche subito, l'ho notato. Genere di musica preferito? Non ne ho, mi va bene sia pop che rock che metal a volte, che rap, mi va bene qualsiasi cosa. Cantante preferito? Michele Bravi. Gruppo preferito? I Bastigli. Hai qualche loro album? No, e dei Bastigli no, però di Michele Bravi ne ho tantissimi, cioè ce l'ho tutti praticamente, quindi... Tutti autografati tra l'altro, quindi sto a posto. Ti mancano tanti album? Dei Bastigli sì. Sei mai andato ad un loro concerto di Michele Bravi? Sì, dei Bastigli no. Quando? L'11 novembre del 2017. Mi ricordo ancora il giorno. Dove? Alla Casa della Musica, al Pala Partenope, a Fuorigrotta. Aveva fatto un concerto, il primo concerto a Napoli era di Michele Bravi e mi sono divertito in un casino. Cioè, la mia prima esperienza in un concerto, a parte quello di Mika per... la festa della Nutella, però vabbè, ti sei divertito un mondo. Con chi eri? Da solo, sì, stavo da solo. Hai fatto qualche foto e video? Direi tanti, infatti ce li ho ancora conservati a distanza di 2 anni, tipo sono impazzito. Hai comprato qualcosa come ricordo? Di quel momento no, però mi tengo ancora conservato un origami che mi hanno regalato delle fan di Michele Bravi. Vorresti andare a qualche concerto? Sì, vorrei andare al concerto di Lady Gaga, di Macklemore, dei Bastiglia, però non so quando li fanno qua in Italia. Vorrei andare a quello di Duncan Lawrence, ma pure degli Atari, cioè, cavolo, c'è un casino di gente che vorrei... a cui vorrei andare al concerto. A quale già l'ho spiegato. Ti piacciono i fiori? Abbastanza, non ne ho praticamente tanto studio, cioè nel senso non mi appassiono tanto. Fiore preferito? Crisantemo. E lo sappiamo tutti che è il fiore della morte. Ti piacciono gli horror? No. Ti fanno paura? Abbastanza. Infatti a volte mi sono bloccato pure, cioè nel senso non riuscivo più a capire nulla, mi sono davvero messo dei terrori addosso incredibili. Ti spaventi facilmente? Sì. Di che cosa hai più paura in assoluto? Ragni? Ragni? Oppure una paura molto strana che solo quelli del mio gruppo personale sanno e non voglio che... No, e non voglio divulgarla, per favore, molto ridicola. Amore o amicizia? Più amicizia. Perché? Perché secondo me le amicizie non è come l'amore. Nel senso, l'amore può farti male, l'amicizia può farti star male solo per un frangente, ma poi alla fine ti scordi di quella persona, perché non è stata davvero importante alla fine. Ti piace la Nutella? Un botto. Migliore amica? Ne ho. Ed è tipo la mia vita. Migliore amico? Ne ho. Ed è la mia Inazumapedia. Sei geloso? No. Mi fido molto spesso dei miei amici e magari di una possibile relazione. Suoni qualche strumento? Suonavo il piano, però poi alla fine ho abbandonato. Hai mai fatto qualche concerto? No. Quante persone c'erano a quello più grande? Non ho fatto un concerto! Ti piace correre? Sì, mi piace molto fare camminate in realtà. Sport preferito? Il calcio. Anche se a volte seguo molto la pallavolo. Pure il calcio femminile, mi piace molto guardarlo. Mi piace guardare pure le Olimpiadi. Cioè, sono uno che comunque va molto ad intercambiare. Pratichi qualche sport? Per qualche anno ho praticato nuoto. Poi ho fatto un po' di palestra. E poi il resto ho fatto calcio praticamente. Quindi praticamente ne ho praticati. Però da un bel po' non pratico sport. È stato inverno? Inverno!
Sapete perché? Perché posso stare a casa col piumone a Natale, che possono darmi tutti i regali, e soprattutto l'inverno è dove faccio io il compleanno. 2 novembre, non è proprio inverno, anzi è più autunno, però, cioè, il periodo è quello. Ti piace la pioggia? Non tanto. Preferisco il sole. Spagnolo o francese? Spagnolo. Sei bravo in inglese? Abbastanza. Me la cavo molto bene, in realtà. Ti piacciono i supereroi? Mi attiro del flame, non mi piacciono i supereroi. Odio la Marvel, odio ogni film di supereroi perché non mi attira. Supereroe preferito? Non ne ho! Iron Man o Capitan America? Non voglio esprimere un parere. Lo sai che mancano poche domande alla fine? Sì, l'ho notato. Carne o pesce? Carne. Tutta la vita carne. Ti piace cucinare? Sì, cucino tranquillamente. Dolce preferito? Torta pandistello o torta Oreo? Pure, vabbè, Nutella, eccetera. Cioccolato al latte o fondente? Cioccolato al latte tutta la vita. Io ci muoio. Tè al limone o tè alla pesca? Non mi fa nessuna differenza. Ultima cosa che hai mangiato? Pollo. Il pollo è buono. Ultima volta che pianto? Non ricordo. Cioè, sarà stato solo una volta quando ero tipo andato in crisi nera per un fatto successo su Telegram. Ma non voglio rimuginare di nuovo la cosa. Perché? Non voglio rimuginare la cosa, per favore, sono cose private. Ti sei divertito a rispondere? Sì. Quindi questo era il mio tag di 100 domande. So che è un video che non potrà interessare a molte persone, però vabbè, volevo farlo comunque, volevo togliermi uno sfizio. Qui troverete il mio Instagram personale, qui l'Instagram del gruppo, mentre in descrizione potete trovare tutti i link al mio gruppo Telegram personale, al gruppo del team, al gruppo Facebook, Instagram, Twitter, Discord e al mio conto Hype, mi raccomando, ci tengo. Alla prossima, da Bjorn.